La fase parossistica tra le 6.14 e le 7.58 di stamane è la più forte delle ultime 19 eruzioni, come fanno sapere gli esperti dell'INGV, ha inaugurato, si fa per dire, l'attività dell'Etna in questo inizio 2012. Le eruzioni hanno avuto pesanti influenze negative sull'aeroporto di Catania, rimasto aperto anche se con traffico limitato sino alle 14. Abbiamo avuto le prime avvisaglie che questa potesse avvenire già dai primi giorni dell'anno e in particolare ieri dalle ore, se non ricordo male, dalle ore 16 circa abbiamo cominciato a registrare un'intensa attività infrasonica con attività stromboliana che poi si è evoluta nell'attività di fontana di lava e il fenomeno si è esaurito nel giro di un paio di ore. Diciamo, questo è il quadro complessivo dell'eruzione come si è verificata, questa nella sua fase più intensa è durata circa un paio di ore, in particolare un'ora fra le 07 e le 08 quando si è concluso il fenomeno. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha però sottolineato durante l'incontro con i giornalisti come l'attività di osservazione e simulazione specifica per il vulcano legata alla gestione del traffico aereo dell'aeroporto di Catania è in stallo perché l'ENAC non trova le risorse, circa 300.000 euro, denunciano gli esperti dell'INGV, per finanziare questa operazione che sinora la stessa INGV ha svolto con risorse avute dal Ministero della Ricerca che però sono finite. Il paradosso che tutti i cittadini che prendono l'aereo a Catania pagano, guarda caso, una tassa per la sicurezza.